E allora, così, tu con trampolino, Be Good e Cupping, non hai visto il cellulite migliorare tantissimo? Molto, molto, non me l'aspettavo. Devo dire, quella è stata una sorpresa per me grande, non me l'aspettavo. A parte che io non ci avevo pensato più, ormai uno ci si abitua per tanti anni. Sì, uno dimagrisce un pochettino, però la cellulite non ci vai più a insistere, visto che sta là. Invece funzionate pure quella. Eppure tanto, sono molto molto felice. E per questo io ho dedicato tantissimi prodotti proprio per la cura della pelle alla mia amica Veronica, partendo da Skin Renew. Skin Renew è un prodotto dedicato alla pelle di tutto il corpo, non soltanto del viso, ma anche delle braccia, anche della pancia, dell'interno coscia, e aiuta anche la salute delle ossa, perché stiamo parlando di collagene, acido ialuronico, vitamina C per aiutare anche le ossa e tutte che lavorano insieme per migliorare la qualità della pelle. Mio consiglio è di prendere una capsula prima di coricarti la sera, perché di notte noi andiamo a ripristinare o rigenerare il collagene endogeno dentro il nostro corpo. Veronica mi ha detto che voleva ritrovare se stessa, che dopo 40 anni è diventata sempre più difficile ritrovare la forma, e poi da 44 ha cambiato un po' di cose nella sua vita. Così ho consigliato subito due prodotti per riattivare il metabolismo. Il primo è la nostra Caffè Verde Power. Caffè Verde Power è un potenziatore di metabolismo che aiuta proprio il metabolismo basale a rialzare, e questo ci aiuta a consumare più calorie anche da fermo. Veronica mi ha anche raccontato il fatto che ha un po' di problemi a dormire. Così ho preso Ganoderma per lei, perché Ganoderma è un fungo, si chiama il fungo dell'immortalità, che aiuta a conciliare un sonno più profondo, che ci aiuta anche proprio a avere la possibilità di dormire più profondamente per rigenerarci la notte. La prenderemo semplicemente una capsula circa 40 minuti prima di coricarci la notte, e il giorno dopo sentirai molto più rigenerata, sentirai molto più riposata e molto molto più energia. Veronica mi ha raccontato che ha un problema con le ginocchia, con le articolazioni, un po' dei problemi articolari, non potrebbe incontrare un integratore migliore che ArteryGen. ArteryGen è per rigenerare le articolazioni, abbiamo un effetto immediato di sollievo, poi un effetto prolungato di rigenerazione della funzionalità articolare per sentirci più liberi, più leggeri, più flessibili, più mobili, e tutto questo è importante per la nostra amica Veronica per ritrovare la voglia di muoversi. Come va con ArteryGen? Molto molto bene, non lo vorrei dire, però io non li prendo più le gocce antidepressive, quelle che li prendevo per il dolore. Ho proprio smesso di prenderle, perché per adesso io con questo ArteryGen sto bene, non mi fanno più male le ossa. Hai detto niente, brava. Torniamo a fare il movimento. Voglio che vi rilassate con questi movimenti, non siete sotto giudizio di alcun genere, e alla fine di questo viaggio io vorrei che dici: porca paletta quanto è bello allenarmi, non per essere magri e non per essere belli e non per essere fighi, ma per essere vivi. È chiaro questo? Oh, ok, ritorniamo con un respiro tranquillo. It's 8, 7, respira. Ascolto. 8, 7, viaggio, mi piaccio. Ancora 8, 7, sono donna, sono figa, non perché sono donna, ma perché essere donna vuol dire essere tanta roba, giusto? Ok. Sei, 5, 4, 3, chiudo, 8. Siete già sorridente. And it's 8, 7, 6, 5, 4, 3, chiudo, 8, 8. Le braccia si aprono, 8, 7, 6, 5, 4, 3, chiudo, and 8.
trampolino ormai è diventato, fa parte dell'arredamento del salone, si mette, non si chiude, non si rimane là e tutti i giorni. Funziona molto bene, su di me io posso dire la mia di esperienza, ha funzionato proprio tanto. Me lo sono sentita subito, dopo una settimana già ho sentito i miglioramenti. Ciao Jill, eccoci. Col capolino mi sto ammazzando con tutto il body, eh. Oggi è andata, però una figata. Allora Veronica, come sta andando? Bene, bene, io mi sento bene, quindi cioè mi concentro tanto su me stessa, diciamo, ecco. Pieghi più le ginocchia, non spingere sulle punte, spingo. Scendi giù, scendi giù, scendi giù, spingo. È un gioco di ginocchio, gioco di ginocchio. Che state così, guardami. No, non è una spinta di piede, è spinta di ginocchio, vedi? Vedi come vado? 8, 7, 6, 5, 4, 3 e chiudo. In questo momento mi dovete dare un po' di spazio, un po' di più a me stessa, quindi faccio tutto quello che devo fare, però mi dovete lasciare un pochettino che mi gestisco il mio tempo, come dico io. Quali sono le caratteristiche del suo carattere? Bella capocciuta e testata. Come vedi questo percorso con gli Yes I Can? Bene, perché se lei sta bene, vedo che è contenta, sta bene, sta sempre allenarsi, quindi va bene. Fai un tifo per lei. E dai che ce la fai. C'è qualcosa che non le dici spesso, ma è importante che lo sappia. E certo, siamo orgogliosi di lei. Adesso per te ti consiglio, positivismo forzato l'hai fatto e praticala, falla come l'ho spiegato. Scatta la prosperità, praticala. Quando cominciano a dire quanto sei bella, di grazie, non bloccare la prosperità. Non è un percorso facile, io non sto qui per dire basta che scocchi le dita e saremo tutti felici e tutto va bene. Non è il peso che ti rende felice, è consapevolezza che tu stai dando il tuo massimo e dopo che hai dato il massimo non puoi dare altro. Dopo che tu hai dato il tuo massimo di cuore, di onestà, di correttezza, di positività e di tutto quello che puoi dare e non ci arrivi, con cuor sereno puoi andare a letto. Perché in quel modo, perché la gente ti richiederanno sempre di più. Non saranno, il mostro è veramente affamato e non sarà mai abbastanza. Così noi dobbiamo arrivare al momento quando noi diciamo ho dato, ti amo, ti voglio bene, ti rispetto, ma io mi amo, mi rispetto di più. Sano egoismo. E questo è quello che stiamo facendo qua, ok? E io tifo per voi, scusate che sono più e quanti ti hanno detto che non sei all'altezza? Vabbè, parecchi, però cerco di non ricordarmeli, però se fai così mi riporto a sono tremenda io, eh? Allora, molte persone che mi conoscono dicono che faccio piangere tutti, però però lo sai che cosa bella della lacrima? È di non tenere più dentro il male. Perché i mostri, il male tenuto dentro, prima o poi diventa come una spina che diventa infettato e prima o poi ci crea infiammazione e ci fa male. Chi ti ha fatto male? Ma anche da sola a volte ti fai male non stando attento alle le cose che ti circondano, diciamo, che ti fai mettere sotto anche senza renderti conto. E poi a un certo punto dici, però più sotto di così non si può, cerchiamo di uscire. E allora, c'è niente, io ho un percorso anche di malattia, di tutto quanto, quindi dopo 6 anni, dopo la malattia, ho detto io non ce la faccio diversamente, allora se ce la posso fare io, ce la possono fare tutti. Io sono molto contenta che stai qua. Grazie. Perché penso che c'è una storia molto importante da raccontare. Grazie. Umanamente io sono molto più sicura di me. E adesso mi piaccio di più
mi guardo allo specchio, mi va di vestirmi un po' più così, diciamo. Ecco, ho tirato sto vestito, sono 10 anni che non lo tiro fuori. E quindi, sì, è un'altra... Mi sento più sicura di me. Mi sembra di essere tornata tipo 20 anni indietro. Se mi devo guardare allo specchio, mi direi... Continua così e non fermarti mai, perché chi la dura la vince. E io non voglio tornare indietro, voglio andare avanti, però voglio andare avanti su questa strada che l'ho presa. Proverò di fare di tutto per andare in questa direzione.